Buonasera, benvenuti a Marche Nord, missione salute, istruzioni per l'uso, quarto appuntamento. Rientriamo nel nostro alveo naturale il giovedì sera. Siamo in diretta come tutte le altre volte, dopo il telegiornale. Siamo al giro di boa, sono già passati quattro appuntamenti, ne abbiamo ancora quattro davanti a noi. E anche questa sera, come sempre, sarete voi protagonisti nella seconda parte della puntata. Partiamo con l'argomento della serata. Parliamo di una branca della chirurgia che è ad alto tasso tecnologico. Vi presentiamo la neurochirurgia di Marche Nord e naturalmente potete iniziare già da ora a telefonare e prenotare il vostro intervento in studio, a rispondere alle vostre telefonate, alle vostre osservazioni, a quello che voi volete comunicare al responsabile del Dipartimento, il dottor Morabito, che è qui con noi in studio. Quello che è il vostro pensiero, le vostre osservazioni, le vostre domande. Questa è una parte importante di questa trasmissione, un modo per entrare in contatto con i diretti operatori delle strutture alle quali come utenti, come pazienti ci rivolgiamo, quindi parliamo appunto di Fano, Pesaro e Muraglia. Allora, dottor Morabito, innanzitutto buonasera, benvenuto a Missione Salute. Io ho detto in apertura, insomma, una branca della chirurgia ad alto tasso di tecnologia, è così perché voi avete strumentazioni che dopo vedremo nel corso delle presentazioni ad altissimo tasso tecnologico. Sì, è un tipo di chirurgia che oltre a essere una branca altamente specialistica usufruisce molto dell'apporto tecnologico per superare alcune frontiere che altrimenti non sarebbero neanche ipotizzabili. Quindi a partire dall'ingrandimento col microscopio operatorio si ha proprio una frontiera tecnologica che è nella storia della neurochirurgia. Io che sono comunque una persona giovane, se penso alla mia storia, la chirurgia dell'ipofisi è partita con prima l'approccio col microscopio, a un certo punto ho dovuto abbandonare il microscopio e utilizzare l'endoscopio che aveva comunque dei vantaggi, quindi della tecnologia si utilizza tutto quello che ti può dare come vantaggio nell'affrontare le patologie che affrontiamo. Allora, il numero di telefono è 861433, avete insomma intrapreso e inteso quale sarà l'argomento di questa puntata, quindi a disposizione le nostre centraliniste per recepire la vostra chiamata e dopo la pubblicità avremo spazio alle telefonate. Allora, come noi abbiamo sempre fatto e come contraddistingue questa trasmissione, noi andiamo direttamente nelle strutture o nei reparti di cui ci occupiamo e anche in questo caso lo abbiamo fatto, abbiamo visitato il dottor Morabito nel suo habitat naturale, nell'ambulatorio. Allora direi di far partire subito il primo contributo video e presenta naturalmente il reparto di neurochirurgia. Guardiamocelo insieme. La storia di questa neurochirurgia inizia nel 2004 quando l'allora direttore generale Porfido mi incarica di occuparmi di sei letti che a quel tempo erano ospitati nel reparto di ortopedia per iniziare un'attività di neurochirurgia. Inizialmente questa attività di neurochirurgia, in accordo con la regione, doveva prevedere circa 150 casi il primo anno. Eravamo già arrivati a un numero di 320 casi trattati e si vedeva la necessità di implementare questa attività che, nonostante fosse per quel periodo sostenuta solo da me, aveva già dato dei grossi risultati in termini di soddisfazione dei pazienti della provincia di Pesaro, più a tanti pazienti che venivano dal resto delle Marche. E quindi gradualmente si è passati all'acquisizione di diversi specialisti all'interno del reparto, per cui l'attività è cresciuta l'attività soprattutto del sistema nervoso centrale, tutta la chirurgia del cervello come gli aneurismi, i tumori cerebrali già dal 2005-2006. Nel contempo che aumentava la quantità di dotazione tecnologica, e lì va preso merito
al presidente Sabatini, che con la Fondazione Cassa di Risparmio ha sicuramente sostenuto questo reparto nell'acquisizione del neuronavigatore, che ormai già di 10 anni fa, di una strumentazione per l'endoscopia cerebrale della Storz, che ci ha permesso di fare sia l'attività endoscopica cerebrale che tutta l'attività ipofisaria e della regione sellare in collaborazione con gli otorini, che poi è diventata una collaborazione preziosa anche per tumori molto estesi del basicranio, che adesso facciamo o con la collaborazione del dottor Migliori di Fano o con la collaborazione del dottor Fasanella e del dottor Carlucci di Civitanova, perché le Marche sono una regione che ha un'altissima quantità di pazienti con carcinomi dell'etmoide e tumori che sono particolarmente estesi sul basicranio anteriore e che una volta prevedevano degli interventi estremamente invasivi, mentre adesso si riescono a trattare con un intervento combinato dalle narici per via endoscopica e per via di craniotomia frontale in collaborazione con noi neurochirurghi. Una storia che parte da lontano, quindi un percorso che è stato fatto, insomma, insieme alla sua equipe. Allora, dicevamo prima che alle volte in passato succedeva che nessuno sapeva che c'era la neurochirurgia a San Salvatore di Pesaro, quindi a Marche Nord, e quindi si è dovuto lavorare anche su questo aspetto, sulla comunicazione, La sul far comunicazione, sapere certo. che cosa fate. Sì, all'inizio devo dire che sembrava così strano che dal 2004-2005, i primi anni, ci fosse una neurochirurgia che lavorava, nonostante tutto sommato la patologia ci arrivasse da diverse province della regione Marche, perché io ero venuto nelle Marche nel 97, quindi ero già abbastanza conosciuto quando sono arrivato qui poi nel 2004. E devo dire che poi piano piano questa cosa è cresciuta e ha quindi dato modo a un po' tutte le persone che ne avevano bisogno di trovare una risposta per le loro patologie. E allora, guardiamo insieme un excursus che abbiamo preparato insieme al dottore per fare un po' la storia di questo reparto e capire anche, grazie alla lungimiranza di una persona, come è stato possibile arrivare ad ottenere risultati di questo tipo, grazie anche alle strumentazioni che sono state inserite. Allora, partiamo pure con la presentazione. Questa è la sua equipe, Questa è dottore. la mia equipe di adesso, sono 6 medici molto giovani ma molto, molto preparati, la più anziana è la dottoressa Massaccesi, e poi è venuto il dottor Agostini, che anche lui era con me ad Ancona, poi il dottor Toninelli, il dottor Ragazzi e per gli ultimi la dottoressa Gorganzino e il dottor Centonze. L'ottavo uomo, come potrei dire io, è il presidente Sabatini, che fin dall'inizio ha avuto moltissima fiducia verso questa neurochirurgia e ha permesso di bypassare quei tempi morti che in una struttura pubblica avrebbero richiesto un sacco di tempo per acquisire una tecnologia dello strumentario particolarmente costoso e concentrato in pochissimo tempo, tanto che, come vedremo, in pochi anni abbiamo potuto avere a disposizione tutto quello che ha una neurochirurgia grossa, come quando io ero a Milano, ed è stato veramente una persona con una grandissima idea di come utilizzare i soldi per il bene delle persone. Ecco, così in questa foto gliene rendiamo omaggio. Vediamo quindi da dove siete partiti, per cui Sì, questo è il 2004. nel 2004 la struttura parte, acquisiamo un microscopio operatorio subito in ospedale della Zeiss e il primo anno, come dicevo, abbiamo eseguito 320 interventi dove 32 casi erano casi complessi. L'anno successivo, Ecco, vai questi pure sono avanti, gli questa è una strumenti. fotografia del primo microscopio che abbiamo ancora in dotazione come microscopio di riserva, che come vedete è uno Zeiss. Nel 2005 poi acquistiamo l'aspiratore ultrasuoni, che è un tipo di strumento che serve per frantumare e aspirare i tumori, avanti, in maniera da E questo? Poter, sì, questo è l'aspiratore ultrasuoni, che permette di fare
l'emostasi, quindi coagulare le perdite di sangue e nello stesso tempo aspirare i tumori. Vai pure avanti. Una delle caratteristiche della neurochirurgia, vedete, è la possibilità di affrontare grossi tumori come questi, che è un meningioma frontale destro, e senza fare alcuna trazione sul cervello, utilizzare l'aspiratore ultrasuoni per svuotarlo dall'interno in maniera da ridurlo e toglierlo completamente. La prossima, vedete che questa è la TAC di controllo, dove il tumore è stato tolto, la parte nera è l'area che c'è dopo l'intervento, e questo ha reso possibile l'asportazione di tutto il tumore senza manipolare o danneggiare il cervello intorno. Nel 2006 compriamo l'endoscopio rigido e il Doppler intraoperatorio, i casi cominciano a salire vicino ai 500 con un numero di casi complessi di 110, quindi il 20% dei casi comincia a essere una patologia complessa. Qui vedete. Cosa si intende per casi complessi? Specifichiamolo così, adesso dopo ritorniamo capire. I casi complessi, diciamo che la neurochirurgia tratta da patologie molto semplici come l'ernia del disco lombare a patologie complesse come il tumore che avevamo visto, gli aneurismi, le patologie dell'ipofisi, cioè patologie dove la vicinanza con strutture anatomiche particolarmente importanti dal punto di vista funzionale rendono questa chirurgia molto più delicata. Ecco, quindi vado per intuito, se la dotazione tecnologica in sala operatoria aumenta, si possono affrontare un maggior numero di casi complessi, quindi insomma va di pari passo. Si alza sempre il limite delle possibilità di attuare degli interventi su patologie particolari. Ecco, tutto vantaggio chiaramente dell'utenza. Vediamo quella dopo che giustamente riguardava. Questo per esempio era un caso di aneurismi associati a una malformazione arterovenosa. Vedete quel groviglio di vasi che si vede nell'angiografia. La prima TAC è un TAC con l'emorragia, per cui è arrivato alla nostra attenzione il paziente. L'angiografia fa vedere la malformazione arterovenosa, che è quel nido di vasi che si vede, con un paio di aneurismi a livello della cerebrale media prima della malformazione, e poi l'angiografia di controllo, dove la malformazione è stata tolta, si vede l'albero vascolare. Nel 2007 abbiamo appunto l'acquisizione di tutta una serie di strumentazioni come il neuronavigatore, l'endoscopio flessibile, il monitoraggio dei nervi cranici, il trapano ad alta velocità, e fra 2007 e 2009 questo apporto della Fondazione Cassa di Risparmio permette di avere veramente a disposizione tutto quello che serve per una neurochirurgia a 360 gradi. Siamo arrivati a 600 e passa. Già, siamo arrivati a 600 interventi. Qui vedete schematizzato qual è la funzione di un neuronavigatore. Il neuronavigatore ricostruisce le immagini del paziente prese come TAC o come risonanza. Poi durante l'intervento la testa fissata e dei riferimenti, che sono quelle palline che vedete su diversi strumenti, permettono di capire dove si è esattamente durante l'intervento, in modo da avere una possibilità di definizione anatomica con pochissimo errore. Perché è importante sapere dove vi trovate. Dove ci troviamo, ma vedete qui il navigatore fa vedere anche come è utile per programmare l'intervento. Vedete che la possibilità di capire dove è la lesione ci permette di fare un taglio molto piccolo, di fare un'apertura del cranio con una piccola finestra centrata esattamente sulla lesione. Quindi il neuronavigatore permette di attaccare anche lesioni profonde che non si vedono sulla superficie del cervello, ma ti indirizza esattamente nel punto dove è la lesione. Nel 2008-2009 abbiamo acquisito l'ultimo microscopio della Leica, il più moderno. Abbiamo comprato poi una colonna endoscopica ad alta definizione e abbiamo finito con una tastiera di snodo a 360 gradi che permette tutte le posizioni della testa in maniera da non avere nessun tipo di limitazione nella chirurgia. Anche qui qualche guadagno di qualche centinaio di pazienti. Questo vedete un microscopio altamente tecnologico, dove soprattutto il corpo del microscopio è molto piccolo e quindi permette di non avere quasi niente fra l'occhio dell'operatore e le mani che lavorano, per cui vedete che ha una comodità poi di utilizzo che è assolutamente innovativa, oltre ad avere delle caratteristiche ottiche che sono molto importanti. Quello l'abbiamo visto anche nel filmato di prima, che le immagini
mentre c'era il contributo, il primo contributo che vi abbiamo fatto vedere, c'era proprio il dottor Morabito che stava operando in sala operatoria. Siamo entrati nella sala operatoria mentre lui stava operando, e il microscopio che stavi utilizzando era quello che abbiamo visto qui. Sì. Siamo arrivati a un bell'anno, insomma. Certo, anche perché questo microscopio è fondamentalmente il cardine della nostra chirurgia. Ecco. Quasi niente si opera senza microscopio ormai, perché la definizione, l'illuminazione che permette il microscopio è una cosa che garantisce una manipolazione molto delicata delle strutture vicine alle lesioni che dobbiamo trattare, e quindi la possibilità di essere quasi di mantenere completamente integro tutto quello che non deve essere toccato. Meno invasiva, diciamo. Meno invasiva, ecco. Sì. Vediamo l'anno successivo, la fluorescenza. La fluorescenza è un tipo di farmaco che possiamo utilizzare quando usiamo il microscopio, perché il microscopio che facevo vedere prima ha dei filtri, fate pure dopo. Vedere la prossima, ha dei filtri che ti permettono di vedere con gli infrarossi quando l'aneurisma è stato escluso dal circolo, perché il sangue, vedete, è fluorescente, quindi si vedono i vasi dove continua a passare il sangue e l'aneurisma che è stato escluso completamente. Sulla destra invece cosa sono quelle due immagini del verde e dell'azzurro? Ecco, questo è col verde e dell'azzurro, è quando si mette il filtro, cioè quello rosso è la visione normale. Okay. Quando si mette il filtro infrarossi non si vede più tutta l'anatomia normale, ma si vede solo il flusso della fluorescina, che naturalmente quando è col microscopio è una situazione dinamica, quindi si vede proprio il flusso. Quindi tra la prima in alto e la seconda in basso c'è differenza, la c'è zona differenza blu è scomparsa. Esatto, di controllo della posizione della clip che deve chiudere l'aneurisma, ma non deve chiudere il vaso a cui è attaccato l'aneurisma, che è quello che si vede in quel disegno che lo schematizza. Questo invece è un'immagine dell'utilizzo dell'endoscopio flessibile, dove nella patologia degli idrocefali, vedete del disegno della testa, quella freccia che attraversa il ventricolo, lo scopo è quello di aprire una finestra a livello del pavimento del terzo ventricolo, dove si vedono quelle due frecce, e quell'immagine invece che si vede è un'immagine operatoria del catetere che poi viene gonfiato per aprire questo passaggio di liquor fra il pavimento del terzo ventricolo e la base del cranio. Questo anche, vedete, lo stesso tipo di immagine, poi nella risonanza magnetica si vede dopo che è stata eseguita questa terzocisternostomia, si chiama. Questo invece è l'utilizzo dell'endoscopio in collaborazione con gli otorini quando dobbiamo affrontare un caso come questo di adenoma dell'ipofisi. Vedete che l'adenoma dell'ipofisi è posizionato a livello della sella, dal basso comprime i nervi ottici, e qui si vede che, fate pure dare la prossima, sì, che l'endoscopio, qui del disegno si vede abbastanza bene, utilizza le narici per evidenziare il tumore, e una delle due narici è utilizzata come canale per l'endoscopio, l'altro per gli strumenti che invece devono togliere l'adenoma. Anche qui è molto importante il navigatore, perché durante l'intervento ci permette di vedere strutture anatomiche che sono ai lati dell'adenoma, ai lati della sella, e che non devono essere intaccati, come le carotidi, i nervi ottici, e quindi l'ultima immagine che si vedeva era il controllo post-operatorio, quando è stato svuotato l'adenoma, è stato tolto in maniera radicale. E ecco, ancora. Questo invece è un altro caso di glioma a basso grado. Il glioma a basso grado è un tumore del cervello che ha come caratteristica che nella risonanza magnetica vedete che è ben evidente con questo segnale bianco che si vede a livello frontale destro. A livello invece di chirurgia, durante l'asportazione, la differenza col cervello normale è molto più difficile. Quindi si utilizza il neuronavigatore per delimitare completamente i limiti di questo tumore, quindi fare un'aspettazione che è comunque radicale, anche se non ci sarebbe la evidenza del tumore in sé. La prossima. Vedete qui il neuronavigatore quando lo utilizziamo per delimitare tutti i contorni del tumore. Ecco, questa è l'ultima, sì, mi sa. Quindi insomma è una
definizione del perimetro nel quale voi vi muovete. Questo è uno degli utilizzi della tecnologia che facciamo, perché una volta avuta a disposizione questa tecnologia, è chiaro che viene utilizzata per tutto quello che ci può essere comodo. Le ultime cose che abbiamo acquisito sono i monitoraggi corticali per il monitoraggio della funzione della corteccia quando i tumori si trovano vicini a delle aree loquenti. Quindi l'inizio dell'intervento è quello di mappare la corteccia intorno alla lesione per vedere dove funziona con uno stimolatore, si asporta la lesione e alla fine dell'asportazione della lesione si ricontrolla con una piattina di elettrodi la funzione residua della corteccia intorno al tumore asportato. Ecco, avete capito la complessità, soprattutto anche l'ambito nel quale il dottor Morabito e la sua equipe lavorano, la delicatezza, la complessità anche delle patologie che affrontate e quanto la tecnologia abbia in un certo qual senso agevolato e comunque reso meno invasivo e soprattutto anche, immagino che questa metodica sia anche in termini di remissione di pazienti e anche in post operatorio più agevolante per il paziente. Certamente, perché il minimo insulto su tutte le strutture che hanno una funzione permette un recupero molto più rapido, anche dell'autonomia e dello stato del paziente. Gli interventi più complessi di solito hanno un giorno di osservazione e rianimazione che serve ad evitare il risveglio con aumenti della pressione, il rischio di ematomi e queste cose. Il giorno successivo viene eseguito un TAC e subito dopo viene attuato un trattamento riabilitativo. Noi abbiamo due fisioterapisti fissi in reparto che si occupano subito della ripresa del paziente in maniera che venga mobilizzato il più presto possibile, che la sua dimissione sia rapida e senza grossi problemi funzionali. Ecco, qui abbiamo parlato di pazienti, il dottore ha citato i pazienti, il reparto, chi vi opera, e allora guardiamo con l'ausilio del cartello A insomma, il vostro operato. Insomma, qui c'è questo dato che riguarda il 2015, che sono 768 accessi, la vostra degenza media è di poco superiore ai quasi 3 giorni e mezzo. E lì di seguito io ho raggruppato le voci un po' più corpose, no? E quindi insomma le possiamo commentare insieme. Sì. Dunque, le craniotomie sono tutti gli interventi alla testa e sono più o meno il 20% della patologia che facciamo. Poi gli interventi sul dorso collo e sulla colonna vertebrale e cervicale poi sono un'altra grossa fetta di questa patologia. Muscolo scheletrico in realtà è tutto quello che riguarda il sistema nervoso periferico, cioè la nostra chirurgia si occupa anche dei nervi periferici, sia come lesioni traumatiche che come intrappolamenti, il più noto di tutti è il tunnel carpale, che come lesioni tumorali che esistono, si chiamano nella maggior parte dei casi svannomi, e che sono anche questi un certo numero di tumori del sistema nervoso periferico. Ecco, chiaramente abbiamo eliminato le voci un po' a basso impatto numerico, però insomma più o meno le varietà di patologie che affrontate quante sono? Cioè, quali sono i pazienti che afferiscono nella loro complessità? Allora, una grossa fetta è composta dai tumori. Dai tumori sia cerebrali che spinali e midollari, e questi afferiscono in generale dal nostro pronto soccorso e dai pronto soccorsi vicini. Molte volte ci arrivano come consulenze anche da altri centri per patologie particolari. Una grossa fetta di tumori sono le patologie spinali, per cui siamo un centro di riferimento anche a livello italiano, e questo alla fine costituisce il grosso numero di pazienti che noi... E quindi siete un centro di riferimento a livello nazionale, mi dice. Sì, in realtà noi siamo la sede di due corsi all'anno, che sono corsi internazionali per medici che vengono sia dall'Europa che dall'America, e li organizziamo
due volte all'anno in collaborazione con la URIC, che è una ditta tedesca di strumentario chirurgico che ci ha preso come centro di riferimento per questa education di medici provenienti dall'estero. Abbiamo un corso a giugno e un altro ad ottobre e sono ormai 4 anni che regolarmente ospitiamo questi medici dall'estero, anche con un ritorno anche per noi, perché ogni stato ha le sue caratteristiche e ultimamente poi sono stato invitato in Argentina a parlare al loro congresso di chirurgia spinale, proprio perché alla fine si mantengono dei rapporti anche di amicizia con questi colleghi che hanno per esempio realtà completamente diverse. Buenos Aires è una città di milioni di abitanti rispetto al nostro centro, che fra Pesaro e Fano è 300.000 abitanti, sembra assurdo, ma loro hanno una grandissima quantità di patologia e quindi hanno una formazione grossa, magari molto meno possibilità economiche, per cui devono gestire la chirurgia con accorgimenti che noi adesso non, fortunatamente, non dobbiamo utilizzare, però si impara anche molto da questo tipo di contatto. C'è un interscambio, no? Passano messaggi. E allora, vediamo il secondo video che abbiamo registrato e quindi capiamo anche dalle parole del dottor Morabito che cosa fa il neurochirurgo. Guardiamo. L'attività del neurochirurgo è fondamentalmente quella di gestire le patologie che hanno un trattamento chirurgico di tutto il sistema nervoso. Quindi si parte dal sistema nervoso centrale, che è la testa e il midollo spinale, e si arriva ai nervi periferici. Una struttura come questa, che ha una missione dedicata a una regione, quindi ha un indice di specializzazione per certe patologie estremamente complesse, minore, perché i casi che tratteremo sarebbero 3 all'anno, quindi non vale la pena di investire personale e risorse verso certi tipi di patologie estremamente complesse, estremamente di nicchia, come il trattamento del Parkinson e queste cose qui. Tutta un'altra serie di patologie invece sono quotidiane e abbiamo dei numeri grossi, e allora quelle le trattiamo quotidianamente. Naturalmente i tumori del cervello, i tumori del midollo spinale, i tumori e le metastasi dell'osso e delle vertebre, la patologia discale della colonna e la patologia compressiva della colonna, quindi funzionale, la patologia dell'ipofisi, che è una patologia particolare, tutta la patologia vascolare degli aneurismi e delle malformazioni arterovenose, e abbiamo una convenzione con il neuroradiologo di Ancona in modo da poter integrare questo trattamento chirurgico col trattamento endovascolare qualora ce ne fosse bisogno, e quindi abbiamo fatto in modo da poter avere un'attività che sia dedicata a tutta la patologia del sistema nervoso centrale e quindi molto competente, molto moderna su questo tipo di attività. Quindi è uno dei motivi per cui abbiamo acquisito l'ultima generazione del microscopio della Leica, il navigatore, tutta la colonna endoscopica, l'attività di monitoraggio intraoperatorio corticale per i tumori delle aree loquenti e per gli interventi a paziente sveglio, e questo ci ha fornito un bagaglio di tecnologia in grado di farci affrontare tutta quella che è la gamma di patologie che un neurochirurgo deve affrontare, che in realtà è grossa, perché se poi andiamo a vedere la specializzazione della testa, della colonna e del sistema nervoso periferico è una grossa fetta di patologie. Al momento il nostro reparto si attesta su un numero di interventi che è intorno agli 850 all'anno. E ancora immagini direttamente dalla sala operatoria del reparto di neurochirurgia diretto dal dottor Morabito. 861433 è il nostro numero di telefono, già stanno arrivando le prime telefonate, quindi insomma, dottore, un uomo solo al comando, questa volta l'hanno lasciato da solo. Abbandonato. Lei ha il baluardo del reparto, insomma, però sicuramente sappiamo che la stanno guardando. È importante però comunicare
messaggi che forse si sottintendono, come quello di avere un reparto, ma magari non si sa che cosa fa e in che ambiti opera, no? Dottore, importante anche entrare in comunicazione col mondo esterno. Forse la neurochirurgia non è proprio la porta principale, però attraverso convegni, attraverso workshop, voi cercate di divulgare sul territorio il vostro operato, la vostra opera. Ma devo dire che questa iniziativa che Fano TV ha preso è stata molto utile da questo punto di vista, perché tante volte ho l'impressione, sentendo i pazienti, che l'informazione venga veramente dal sentito dire, da internet, che per carità è una fonte di informazione molto vasta ma senza filtro, quindi qualche volta sento parlare di posti dove si fa qualche cosa ma non si fa la patologia che ha il paziente, quindi resto un po' colpito, dico perché vai lì? Per quale motivo? Esatto, perché poi fra di noi in Italia siamo non molti, quindi sappiamo qual è la peculiarità di ognuno, sappiamo cosa sceglie di fare, sappiamo in cosa è molto bravo, perché gli piace, perché l'ha sviluppato, certo. E quindi c'è ogni tanto questa informazione che non è del tutto indirizzata, del tutto corretta. Per carità, poi sicuramente l'Italia è un posto con degli ottimi chirurghi e con niente da invidiare ai paesi stranieri. Io che vado molto nei paesi stranieri vedo delle tendenze che noi italiani non abbiamo. Per esempio in Germania operano tutto e operano forse con una eccessiva aggressività che non è neanche motivata. In America per le stesse vie, ma per finalità diverse, perché il fatto di avere un pagamento determinato dall'assicurazione fa sì che ci sia un aumento delle indicazioni chirurgiche non sempre motivata. Quindi tutto sommato il sistema sanitario italiano è un sistema da proteggere e da proteggere nella sua filosofia principale, che è quella di un grande rispetto dei pazienti. Quanti posti letto avete? Il nostro reparto adesso ha 16 posti letto, e un utilizzo direi molto buono, perché l'aspetto organizzativo ha fatto sì che la maggior parte dei pazienti entri già pronto per l'intervento attraverso un pre-ricovero, quindi tutto quello che è gli esami preparatori all'intervento vengono fatti prima, la degenza prima dell'intervento molte volte di un giorno solo o dello stesso giorno dell'intervento, e quindi si è riusciti a limitare la degenza al solo periodo di controllo post-operatorio. Il sistema poi organizzativo che stiamo cercando di darci adesso è proprio quello di ottimizzare anche il proseguo delle cure e la gestione successiva all'intervento. Quindi il post-operatorio. Post-operatorio. Follow-up ne fate? Follow-up ne facciamo. Il problema è organizzarlo. Infatti questo sarà poi lo vedremo alla fine. Allora, vediamo anche il cartello B che abbiamo preparato, che ci parla di un altro aspetto molto importante del vostro reparto, ovvero sia l'ambulatorio divisionale, che ha dei numeri di grande volume, insomma oltre mille pazienti, insomma mille controlli, e anche qui rientra il tunnel carpale che lo citavate prima. Il tunnel carpale perché è considerato un tipo di trattamento ambulatoriale, cioè essendo un intervento da day hospital, la dismissione avviene un'ora dopo l'intervento, viene catalogato fra le prestazioni ambulatoriali, anche se è un intervento piccolo ma a tutti gli effetti. Ecco, c'erano due classificazioni anche, valutazioni brevi e generali. Cosa? Sì, in generale diciamo la valutazione breve è il controllo dei pazienti quando è già stato operato, invece quella generale è la visita vera e propria, la prima visita, potremmo dire. Mi ha colpito anche il numero di giorni, no? Tre giorni, neanche quattro, insomma. No, quella è la media. La media vuol dire che nei 16 posti letto, nei 900 interventi, qualcuno non viene neanche reparto perché magari era anche in rianimazione, qualcuno appunto de ospita non viene neanche ricoverato, qualcuno fa il suo ricovero che può essere di una notte per l'ernia del disco lombare, che è un intervento semplice, o di 8 giorni per il tumore cerebrale, che la degenza normalmente è il tempo necessario per togliere i punti. Allora, vediamo
appunto in termini di ambulatorio, che cosa succede, dov'è, siamo stati con le nostre telecamere anche in quel luogo del reparto, guardiamocelo insieme, poi rientriamo in studio. Naturalmente vi ricordo sempre il numero a vostra disposizione per entrare in contatto con il dottor Moravito dopo lo spazio pubblicitario. Guardiamoci quest'ultimo contributo video. Questo è l'ambulatorio del reparto, che è un po' il centro di smistamento dell'attività, il luogo dove si svolge la visita del paziente, sia che venga inviato da altri reparti, da medici di base, da colleghi che comunque vogliono chiedere una valutazione neurochirurgica, sia per valutare i pazienti prima dell'intervento, quando già è stata data loro un'indicazione chirurgica perché sono stati già visti o per questi motivi. E viene gestito da colleghi che di volta in volta turnano per la selezione e la valutazione dei pazienti prima degli interventi. È diciamo un po' il centro di smistamento organizzativo del reparto. Naturalmente il paziente neurochirurgico è quasi sempre un paziente da ricovero, più o meno lungo. Sono pochi gli interventi ambulatoriali, per dare un'idea sono quelli del tunnel carpale. Per il resto la patologia neurochirurgica ha bisogno di un'osservazione che può essere minima, di un giorno per interventi semplici, o più lunga per interventi più complessi al cervello. La degenza media di un paziente del nostro reparto è intorno ai 5-6 giorni. La neurochirurgia ha un dettaglio di diagnostica particolarmente definito. È molto importante il contributo della radiologia, che naturalmente uno degli esami che ormai sono diventati quasi irrinunciabili è la risonanza magnetica, che ha una risoluzione anatomica tale da far in modo da poter programmare la strategia dell'intervento, perché nel dettaglio ti permette sia di vedere i rapporti delle patologie con altre strutture sane, sia di dare una valutazione approssimativa ma molto buona di quale è la patologia a cui ci troviamo di fronte, se è una patologia benigna, maligna, se è una patologia vascolare, se è di tipo arterioso, di tipo arterovenoso. Quindi dà un contributo importante nella pianificazione dell'intervento. A questo aggiungi l'utilizzo che ne facciamo nella neuronavigatore, che è un'apparecchiatura che si avvale di reperi sulla cute del paziente, che esegue poi o una risonanza o un TAC. Questa viene vagliata e trattata da un software del navigatore per dare poi durante l'intervento delle immagini in tre dimensioni costantemente aggiornate sulla posizione precisa dove si trova l'intervento in quel momento. Ed è proprio un vero sistema di navigazione all'interno della chirurgia. Allora, l'ambulatorio, il cuore pulsante del reparto, oltre alla sala operatoria dove poi si mette in pratica tutto quello che avviene in questo ambito. Sì, l'ambulatorio è effettivamente il momento in cui si valuta la documentazione del paziente, si cercano di estrapolare le problematiche sia da un punto di vista anestesiologico, perché come tutte le chirurgie la problematica non è solo fare l'intervento, ma è capire di fronte a quale paziente ti trovi, quindi inquadrare qual è la sua situazione clinica generale. Dobbiamo anche pensare che molti dei pazienti sono anziani, ormai l'età media si sta alzando, l'anziano comunque non accetta di avere una vita che è in qualche maniera limitata da una qualche patologia che potrebbe avere una soluzione chirurgica, e quindi ci troviamo sempre più spesso ad avere a che fare con pazienti che hanno problematiche di cuore, di polmoni, patologie che rendono necessaria una terapia anticoagulante. Quindi quello è il momento in cui si fa una valutazione complessiva del paziente, si fa una valutazione della documentazione che ha con sé e che ha preparato per decidere se è sufficiente o se ci serve qualcos'altro per definire meglio l'inquadramento del paziente prima di decidere di operarlo, e quindi è un momento importante, un momento in cui si valuta se occorre la collaborazione di qualche altro specialista. Per esempio nelle ipofisi è normale che vengano valutate dal collega endocrinologo,
dal collega oculista, perché la patologia dell'ipofisi spesso ha un'alterazione degli ormoni e ha una compressione dei nervi ottici, quindi ci può essere un danno o comunque una limitazione dei nervi ottici dal punto di vista funzionale. Tutto questo poi va integrato con la valutazione dell'anestesista, che ti dice: si può fare, ma ha qualche rischio che dobbiamo limitare prendendo questi provvedimenti. Quindi è un momento prezioso di inquadramento del paziente, proprio perché il nostro obiettivo è quello di limitare molto il suo ricovero, quindi cose che una volta venivano fatte con calma prima di operare il paziente, con tempi molto lunghi di ricovero, adesso vengono concentrate in una fase che è quella di valutare nella sua complessità il paziente e poi portarlo all'intervento avendo tutto pronto. E questo, i miei collaboratori sono veramente molto bravi, molto attenti. È un'equipe insomma coesa e soprattutto ben indirizzata, sicuramente rende un servizio migliore in termini anche proprio di gestione del servizio. Bene, noi abbiamo la pubblicità che dobbiamo mandare, qualche minuto, poi ritorneremo qui in studio in diretta da Fano TV, Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso, con noi in studio a parlare della neurochirurgia, delle nuove frontiere e soprattutto del servizio presente nella struttura di Peso del San Salvatore, il dottor Morabito. Pochi minuti e poi siamo di nuovo qui con voi. Ben ritrovati a Missione Salute, istruzioni per l'uso. Dopo la pausa pubblicitaria rientriamo in diretta, il dottor Morabito è qui, ci sta illustrando l'operato del reparto di neurochirurgia di Marche Nord, quali sono le peculiarità e le potenzialità di questa branca chirurgica così importante, così ad alta tecnologia. A disposizione il nostro telefono 861433 per le vostre domande che già stanno arrivando. Adesso però vogliamo fare un excursus insieme a del materiale che ci hai portato per capire un po' quali sono, no, tutte le pieghe, le sottopieghe del vostro operato. Partiamo pure con la prima, che così ci parla. Naturalmente vediamo subito delle immagini abbastanza eloquenti. Sì, questa è l'immagine di un intervento eseguito a livello del lobo frontale. In realtà al di sotto del lobo frontale si arriva, come vedete, a quella struttura chiara che è il nervo ottico. Qui il tumore è indovato fra il nervo ottico e la carotide, che al momento è coperta da questa pinza che preleva parte del tumore. La carotide, vedete che è quella struttura tonda su cui si appoggia la pinza mentre asporta questo tumore. Anche qui l'obiettivo, per evitare di manipolare le strutture funzionali, è sempre quello di svuotare il più possibile il tumore, creandoci dei corridoi all'interno di piccoli, piccoli pertugi che possiamo trovare, come in questo caso, fra il nervo ottico e la carotide. Qui il tumore è stato asportato completamente, vedete che si vede la clinoide posteriore dove si appoggia la punta dell'aspiratore. Con questa bipolare si assicura un'emostasi in maniera da fermare tutti i piccoli sanguinamenti che potrebbero causare l'ematoma. E qui avete proprio l'idea di come sia preziosa la funzione del microscopio, sia come ingrandimento, perché calcolate che le punte di questa bipolare sono grosse 1,5 mm e sembrano estremamente, estremamente grosse. Estremamente grandi. Esatto. Qui la pinza che prelevava il tumore è una pinza che ha una testa di 3,5 mm, sembra grandissima, però effettivamente questo consente di lavorare utilizzando dei corridoi anatomici che permettono l'asportazione di queste lesioni, la strategia per asportare queste lesioni facendo meno insulto possibile sulle strutture importanti. Guardiamo le slide anche che ha portato il dottor Morabito, che ci permettono di fare un percorso ben preciso all'interno del lavoro della vostra equipe e naturalmente tua. Allora, nel frattempo che le stanno preparando, una cosa che ci tenevo
che tu mi esplicassi, è anche il lavoro che si sta facendo a livello regionale sulle emergenze dei traumi cranici gravi, importanti. Sì, la regione ha in questi ultimi mesi si è concentrata sull'organizzare dei percorsi di diagnosi e trattamento dei traumi e delle emorragie cerebrali, per cui abbiamo ormai compiuto 3 o 4 incontri a livello regionale in cui viene discusso con i colleghi di tutta la regione la problematica geografica delle Marche, che permette poca possibilità di avere neurochirurgie diffuse sul territorio o comunque centri che abbiano la possibilità di trattare queste patologie complesse come traumi gravi e emorragie cerebrali. Per cui l'obiettivo è quello di fare in modo che patologie che hanno un trattamento tempo dipendente, come gli ematomi, le emorragie gravi e queste, arrivino al centro che le può trattare in maniera soddisfacente nel tempo più breve possibile. Questo si sta realizzando fondamentalmente con una diffusione di teleconsulto, quindi la possibilità di far sì che il neurochirurgo di guardia possa vedere le immagini TAC eseguite a Urbino, eseguite in qualsiasi altro centro della regione dove viene eseguita la TAC, che viene presa il carico dal neurochirurgo, che decide se trasportate questo paziente con urgenza oppure potete tenerlo in osservazione in questo punto perché non ha attualmente una necessità di intervento urgente. La stessa cosa con le emorragie cerebrali. Le emorragie cerebrali hanno spesso un'origine che viene da malformazioni arterovenose. La malformazione arterovenosa è un tipo di patologia, come gli aneurismi, come la malformazione arterovenosa pura, come le fistole durali, che possono avere sia un trattamento endovascolare che un trattamento chirurgico. Quindi l'obiettivo è quello di integrare le capacità del neuroradiologo che interventista, che in questo caso è ad Ancona e viene a Pesaro in forma di convenzione, per cui per i pazienti che hanno bisogno di un trattamento endovascolare cerebrale si muove ad Ancona per venire a Pesaro, oppure chirurgico, dove le due uniche possibilità sono Ancona e Pesaro. Quindi anche in questo ambito si sta lavorando per far sì che l'utenza abbiano un tempo più rapido di intervento. Sì, questo è proprio un problema organizzativo, cioè noi sappiamo come è complessa la geografia delle Marche. Sulle Marche sono distribuiti molti piccoli ospedali, che è una cosa evidente anche perché i centri sono poi alla fine centri piccoli, e quindi la necessità di portare il livello di cure comunque a un livello confrontabile con quello delle altre regioni, con quello di città grandi come Milano, così rende necessario che questo si giochi sul trasporto tempestivo del paziente. Guardiamoci l'ultimo video insieme, dopo ci saranno le vostre telefonate. Anche qui siamo stati dentro il reparto di neurochirurgia del San Salvatore. Guardiamoci il video. Uno degli interventi frequenti che ci capita di fare è la patologia compressiva del midollo cervicale, che nel 90% dei casi si opera con un approccio anteriore perché il midollo non ha molte possibilità di essere mobilizzato, quindi l'intervento da dietro darebbe alcune difficoltà che vengono risolte con l'approccio anteriore. Quello che abbiamo visto in sala operatoria è appunto uno di questi approcci anteriori, dove si arriva alla colonna cervicale spostando da una parte la trachea e l'esofago e dall'altra il gruppo dei muscoli con la carotide comune. E questo dà un facile accesso alla colonna cervicale anteriore, quindi poi alla possibilità di asportare il disco, di decomprimere il midollo senza dei grossi problemi. Ed è un intervento dove siamo molto, molto esperti,
tanto che su tutta la patologia del rachide rappresentiamo un'industria tedesca di strumentario medico per tutto il mondo. E questa organizza dei corsi di colleghi neurochirurghi e ortopedici che vengono da tutto il mondo per vedere come fare alcuni di questi interventi. Di solito sono 2 sessioni all'anno, una in giugno e una in ottobre, in cui ospitiamo questi colleghi dal mondo per un corso di aggiornamento, comunque per la valutazione di alcuni interventi specifici che loro vengono a vedere e che sono comunque di riferimento per quanto riguarda l'attività neurochirurgica nostra. Il contributo del microscopio non è solo quello dell'ingrandimento delle strutture che andiamo a trattare, ma anche l'illuminazione che, essendo convogliata insieme al fascio della fibra ottica del microscopio, ti permette di focalizzare la luce esattamente dove lavori. E questo è un contributo importante. Negli interventi di chirurgia generale c'è sempre il problema della scialitica che deve essere indirizzata con precisione sul campo e c'è sempre qualcuno che si fa ombra lavorando. Invece nella neurochirurgia l'utilizzo del microscopio operatorio ha questo aspetto tecnologico che è sicuramente molto prezioso. Ecco, lo citavamo prima, insomma, c'è questo interscambio di referenze, anzi, Certo. la neurochirurgia di peso di Marche Nord è un punto di riferimento. Bene, sono pronte le telefonate, iniziamo con la prima. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, ci dica. Io mi chiamo Nadia, chiamo da Fano. Volevo chiedere al dottor Morabito per mia madre, ha 76 anni, è stata operata nel lontano 1979 di ernia del disco e adesso l'ultima risonanza ha rilevato una stenosi come patologia. Volevo capire se è una patologia che si può curare chirurgicamente ed eventualmente se poi è un intervento risolutivo. Grazie, Sì, buonasera. buonasera, grazie. buonasera, grazie della domanda. Allora, la stenosi è una patologia dell'anziano, perché è una patologia determinata dall'artrosi delle faccette articolari che riduce il calibro del canale. Per stenosi si intende appunto il fatto che il canale che ospita le radici va incontro a una riduzione del suo calibro, per cui a un certo punto queste radici si trovano a essere strozzate. Normalmente interessa un tratto che è il tratto lombare basso da L2, L3, cioè seconda e terza vertebra lombare fino a L5, e la caratteristica principale della stenosi è quella che viene chiamata claudicatio, cioè la impossibilità di camminare per tragitti superiori a 100 metri, 200 metri. Il paziente deve proprio sedersi perché non riesce a camminare. Nel caso in cui l'anziano, che non so se è il caso della mamma della signora Nadia, ha questa difficoltà di camminare, cioè 50 metri, 100 metri, e poi deve sedersi perché non è più in grado di camminare, questa è l'indicazione all'intervento di decompressione delle radici. Normalmente è un intervento di laminectomia, cioè asporta la parte posteriore del canale in maniera da ridare lo spazio alle radici. Ed è un intervento risolutivo perché si riallarga il calibro del canale e quindi si permette a queste radici di riprendere la loro funzionalità senza il disturbo della compressione che avevano. Quindi è sicuramente una paziente da valutare se il suo problema è quello della claudicatio, che non è il semplice mal di schiena, è proprio la difficoltà a camminare per tratti di strada superiori ai 50-100 metri. La inquadro anche come la patologia della vetrina, è Esatto, vero? uno si ferma, si appoggia sul La muro, patologia aspetta un attimo e poi della riparte. vetrina, Quello cioè, si è diceva, l'esempio è classico. Mi devo l'esempio fermare qua. un attimo e Esatto. riposare. Altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buonasera. Mi chiamo Augusta e chiamo da Pesaro. Volevo fare una domanda al dottor Morabito. Io circa un paio di anni fa ho avuto un crollo vertebrale parziale L3 con edema intraspongioso e volevo chiedere se anche in questa patologia si può curare
con un intervento o in un'altra maniera, insomma, questa era la mia domanda. La ringrazio. Grazie, grazie a lei. Per la domanda. Allora, la patologia a cui fa riferimento la signora è una patologia singolare e peculiare per le possibilità di trattamento che ci sono. La frattura della vertebra, che è fondamentalmente il problema di cui parlava la signora, dà una situazione duplice di edema della spongiosa, cioè di edema della componente ossea del corpo vertebrale che di solito dà dolore, ma anche alla possibilità di una instabilità, cioè la frattura del corpo vertebrale, che è uno dei principali strumenti di stabilità della nostra colonna, comporta una instabilità che può essere una fonte di dolore, ma anche una fonte di compressione del midollo, e quindi non avere più la funzione di tenuta meccanica della colonna vertebrale, e quindi avere o un dolore o una cattiva funzionalità del midollo. Nel caso della signora mi pare di capire che la funzionalità del midollo è garantita, ma l'edema della spongiosa sostiene un dolore persistente. La soluzione migliore per questo tipo di patologie attualmente è la vertebroplastica, che è un intervento molto poco invasivo dove si attua l'iniezione di cemento allo stato fluido all'interno della spongiosa dell'osso, che quindi si diffonde per la vertebra, si solidifica successivamente, quindi elimina il problema del dolore e rinforza la vertebra, che non è più soggetta a questo tipo di dolore da edema della spongiosa, come giustamente lo definiva la signora. Quindi penso che se esiste ancora la persistenza di dolore e di edema della spongiosa, una buona soluzione per la signora possa essere la vertebroplastica, che viene eseguita da noi regolarmente. Che fate? Facciamo a un giorno di degenza, cioè la paziente resta una notte e il giorno dopo viene dimessa. Quindi insomma anche tempi molto rapidi. Tempi rapidi. Sì. Allora viene da pensare che oltre alle tecniche, oltre alle strumentazioni ad altissima tecnologia, si siano fatti dei progressi notevoli anche in termini di supporti, mi viene da pensare dai dischi intervertebrali oppure in altri presidi che voi andate a inserire. Questo vi aiuta anche ad affrontare con maggior successo alcune patologie, penso. Sì, direi che l'industria dei device a 360 gradi di supporto, soprattutto a livello della colonna, offre una gamma vastissima di soluzioni. Molte volte il problema per il clinico è quello di selezionare che cosa va bene in termini di costo, beneficio e rischio per il paziente quando lo posizioni, rispetto a quello che invece non è assolutamente utile. E quindi c'è un'innovazione continua che ha permesso di fronteggiare patologie complesse come era la scoliosi, come le fratture instabili a tutti i livelli della colonna, da quello lombare a quello cervicale, alla cerniera occipito cervicale, cioè tutta una serie di cose che sostituiscono la lesione della vertebra, che dal punto di vista funzionale il creatore ha fatto in maniera assolutamente incopiabile, assolutamente in maniera che aveva veramente centrato l'obiettivo con il minimo di ingombro e con il massimo di resa dal punto di vista funzionale. Per cui l'industria offre tantissimo, qualche volta noi dobbiamo fare un lavoro di selezione per capire che cosa è utile e cosa è pressione dell'industria, ma devo dire che sicuramente la gamma di offerta che c'è adesso permette di risolvere tantissimi problemi. Ecco, sono arrivate anche delle telefonate che hanno lasciato dei messaggi, dottore, perché magari forse entrare in diretta per alcuni non è così facile, però ce ne ho un paio che mi sono state girate in questo momento, sempre rimanendo in ambito della colonna vertebrale, quindi ernie e crolli, di cui abbiamo sentito anche la testimonianza della signora, portano molto dolore, dice questo nostro telespettatore. Quindi come si concilia questo con i tempi di attesa per ottenere una visita neurochirurgica? Quindi l'intervento vostro, in ambito anche proprio di intervento chirurgico, è sempre l'unica soluzione da poter affrontare in questo campo? Allora, io sui tempi di attesa avrei da dire
questo fatto. Diciamo che i tempi d'attesa sono relativi alle visite e ai tempi chirurgici. Il tumore non ha praticamente attesa. Generalmente è una cosa che noi operiamo in una settimana, due settimane. Cioè troviamo sempre il modo di ricoverarlo e operarlo rapidissimamente. A livello della patologia funzionale, cioè quella che determina il dolore, noi abbiamo due atteggiamenti. Una lista d'attesa più breve per i pazienti che hanno, oltre al dolore, un deficit funzionale, quindi un deficit neurologico che rende necessario un trattamento chirurgico più rapido, e una lista più lunga intendo dire 2 o 3 mesi, per la patologia dolorosa che però non ha un deficit funzionale. Questa lista d'attesa è una lista d'attesa che permette in realtà di selezionare quei pazienti che hanno veramente bisogno dell'intervento da quelli che potrebbero semplicemente risolvere il loro problema con una terapia conservativa. La patologia più frequente, l'ernia del disco, molte volte ha necessità di essere operata, ma nel 30% dei casi ci troviamo ad avere pazienti che guariscono semplicemente perché hanno atteso quel pochino di tempo che il nervo non fosse più direttamente compresso dall'ernia e quindi hanno risolto il loro problema senza intervento. Devo dire che in un centro che ha una certa richiesta di pazienti la lista d'attesa è fisiologica. La lista d'attesa per le visite non la trovereste se nessuno ci vuole venire. Per quanto noi abbiamo sempre aumentato la disponibilità di ambulatori, questi si riempiono. Perché è purtroppo fisiologico che mano a mano che ti accorgi che un centro viene conosciuto dalle persone, è attrattivo, diventa sempre impossibile ridurre questa lista d'attesa, purtroppo. Quindi è esponenziale, un gatto che si morde la coda. Un gatto che si morde la coda. Se i pazienti li tratti bene, purtroppo hai una richiesta che non è mai sufficientemente attesa dall'aumentare l'ambulatorio il più possibile. Più possibile. Bene, poi Riccardo di Fano ci ha lasciato anche lui un messaggio, forse vuole sondare un po' in base alla sua condizione personale alcune cose. E diceva, prima avete parlato di tumori cerebrali, sì. Come mi accorgo, nel senso se, quali sono i sintomi che mi possono far scattare il campanello d'allarme, il fattore tempo anche, dice, importante, prima faccio i controlli, meno li faccio, e soprattutto anche il percorso per accedere, sì, a voi. Allora, fortunatamente penso che Riccardo non ce l'abbia, il tumore cerebrale, perché il tumore cerebrale ha un comportamento che normalmente da sempre evidenza di sé. Diciamo che il sintomo più tipico è la crisi epilettica, che è determinata da un'alterazione della funzionalità del cervello, per cui molti dei pazienti ci arrivano in pronto soccorso con una crisi epilettica. La cefalea è un sintomo cardine, ma non mi farei impressionare dalla cefalea, perché la cefalea essenziale è una delle cose più diffuse che esistano. Tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto un episodio di cefalea, questo non vuol dire che abbiamo un tumore cerebrale. Poi, altre manifestazioni dei tumori molte volte sono legate alla localizzazione e quindi al danno funzionale che arrecano. L'adenoma dell'ipofisi comprime i nervi ottici, quindi ti riduce il campo visivo. Un tumore parietale ti può dare un'emiparesi, un tumore temporale frontale sinistro ti dà disturbi del linguaggio, quindi a seconda della scusate, un po' di influenza, a seconda della localizzazione del tumore ci sono poi dei segni specifici di questa lesione. Normalmente i medici di base, i neurologi, cioè tutti quelli che vengono a contatto con questo tipo di disturbo che è particolare, peculiare, passano subito a prescrivere una risonanza magnetica o una TAC, che è l'esame che ti fa vedere subito che c'è qualcosa che non va. Ecco, sicuramente l'indagine strumentale è quella che, insomma, anche l'alta definizione raggiunta dagli ultimi strumenti, insomma, vi consente veramente di affettare, come si dice, no? le varie zone del paziente. Allora, dove si sta spingendo in questo momento il reparto di neurochirurgia di Marche Nord? Dove state andando? Dove
dove vorreste, insomma, andare in questo momento? Ma adesso il problema, una volta che l'affluenza di pazienti è così alta, calcolate che siamo vicini ai mille pazienti trattati, che è il numero di grosse neurochirurgie. La domanda che ci siamo posti è come organizzare i percorsi clinici e di follow-up dei pazienti successivamente al loro trattamento. Da questo punto di vista la direzione generale è stata molto collaborante, quindi ci ha permesso di avere una struttura semplice di il reparto, che è quella di neurooncologia, che sta mettendo a punto dei percorsi veri e propri di gestione del paziente, che dopo l'intervento e dopo la diagnosi istologica viene seguito nella prenotazione della visita oncologica, della chemioterapia, della radioterapia quando questa sia necessario, nel stabilire gli interventi e le risonanze magnetiche da fare a distanza di tempo, in modo che non ci sia quella difficoltà del paziente a sapere che cosa deve fare una volta che ha avuto questo tipo di diagnosi oppure no. E da questo punto di vista questa branca la segue la dottoressa Massacesi, che ha appunto messo in campo questa serie di protocolli per poter gestire i pazienti che sono stati operati nel nostro reparto. Ecco, leggendo tra le note di un congresso che voi tenete, insomma, io ho letto che una sua considerazione è stata quella che se il paziente avverte che tra medici, tra equip c'è interazione, c'è dialogo, si sente meno lasciato un po' vittima della sua patologia, del suo momento particolare. È vero questo? Questa è una cosa in cui credo molto, nel senso che non è una cosa che ho limitato alla collaborazione fra di noi, che poi è semplice perché tutte le mattine facciamo un briefing in cui discutiamo tutti i pazienti che abbiamo ricoverato, quello che è stato visto durante la notte in regime d'urgenza, le varie consulenze che ci sono arrivate dagli altri ospedali, ma è stato uno sforzo fin dall'inizio di mettermi in comunicazione con gli altri colleghi che in qualche maniera vengono coinvolti nella gestione del paziente neurochirurgico. Noi ogni martedì facciamo un incontro in radiologia dove discutiamo i pazienti che sono stati visti, che hanno eseguito risonanze, che sono stati seguiti da pediatri, neurologi e pronto soccorso, in maniera da mettere a punto la valutazione migliore possibile. Ecco, questo aiuta sicuramente il paziente ad affrontare meglio il suo percorso. Allora, siamo in fondo alla puntata, la sua influenza sta mostrando i suoi segni, ma noi siamo alla fine e si chiude questa quarta puntata di Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Siamo al giro di boa, come ho detto all'inizio, però la domanda classica che faccio a tutti, se è possibile dare rapidamente un'istruzione per l'uso agli utenti, ai cittadini, ai pazienti, che può dare un neurochirurgo per la sua branca, se c'è, quale possiamo dare? Non è una cosa semplice. Facile. Effettivamente noi siamo a disposizione della gente che ha bisogno di un trattamento neurochirurgico. Sicuramente è una struttura che ha cercato di avvicinarsi il più possibile agli standard europei e mondiali, perché la formazione di tutti noi e dei collaboratori che ho è una formazione che è stata a livello di scuole di specialità molto buone, Torino, Milano, Ferrara. Quindi direi che tutto sommato è un centro che ha cercato di mettersi a disposizione dei pazienti con un livello che sia sicuramente paragonabile a quello dei migliori centri italiani. Ecco, quindi l'istruzione per l'uso la possiamo tradurre in fiducia in quello che c'è nel nostro territorio, soprattutto sulla sicurezza, sull'alta tecnologia e la professionalità della sua equipe. Se questa era una possibile istruzione per l'uso per voi che eventualmente avreste bisogno
del reparto di neurochirurgia. Grazie, siamo arrivati in fondo, vi lancio il tema della prossima puntata per giovedì prossimo, saremo insieme del dottor Marco Guidi, il responsabile del reparto di neurologia, e quindi parleremo di Alzheimer e di sclerosi, quindi due anche queste patologie impattanti e molto importanti, quindi se avete domande a questo riguardo iniziate a pensarci. Grazie per essere stati con noi, grazie dottor Morabito per questa disamina così dettagliata dell'operato del suo reparto. Missione Salute Marche Nord, istruzione per l'uso, questa sera termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia, a giovedì prossimo.